Siamo a Busto Arsizio con Davide Piacentini, che è stato campione del mondo nel 2013 a Taipei. Come ti trovi? Come svolgi la tua attività? Con quale difficoltà? Con quale passione? Ma io mi trovo con una difficoltà, nel senso che tutti i giorni devo cercare di combattere col tempo. Ovvero, finisco di lavorare a una certa ora e devo subito catapultarmi agli allenamenti, che partono dalle 8 di sera e arrivano fino alle 11 più o meno di sera. E quindi devo cercare di ottimizzare ogni ora che ho a disposizione per cercare di far quadrare tutto. Quanto ti alleni durante la settimana? Allenare adesso non so esattamente le ore, perché adesso, insegnando anche nella società, devo fare appunto quadrare tutto, e più o meno mi alleno dalle 4 ore alla settimana, riesco a dedicarle a me stesso, il resto le dedico ai ragazzi. Quali sono i tuoi programmi per il futuro? Programmi per il futuro: cercare di rimanere dove sono adesso, ovvero in nazionale, e cercare di avere più tempo per insegnare ai ragazzi nuovi. Siamo con Federica Bertelli, nazionale di freestyle, 4 titoli europei, 9 titoli italiani. Come hai cominciato? Ho cominciato all'età di 5 anni, cioè, mi hanno messo i pattini e mi ha subito entusiasmato come attività sportiva, e ho iniziato con le prime specialità. Ho visto che iniziavo ad avere i primi risultati, mi sono sempre appassionata, ho dedicato sempre più tempo e la passione è aumentata, e così è nato il tutto, e poi ho continuato per anni. Anche a te la stessa domanda: programmi per il futuro? Programmi per il futuro è cercare di mantenere il posto in nazionale e cercare anche di magari riuscire a fare qualche risultato migliore. Magari fare un mondiale anche te. Mai, sarebbe una bella... Va bene, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie.